quindi dopo la domanda che purtroppo andò male dal punto di vista economico, il produttore Goffredo Lombardo, inventore della Titanus, la più grande casa di produzione italiana, non solo italiana, mi chiamò e mi disse: lei Paolo può salvarmi. In che senso? Mi cede i diritti delle sue canzoni, volentieri. Io ho fatto il primo capolavoro del Musicarello, Il suo nome è Donna Rosa, con Albano e Romina Power. Io facevo il Duca, Duca Baudo, innamorato di Vice Valore, e c'era anche Nino Taranto che cantava Donna Rosa. Insomma, quelli sono filmetti, insomma. Sì, no, sono filmetti non solo prodotti da Titanus, però con film come Rita la Zanzara, in cui c'era Giannini Biondo addirittura all'epoca per motivi di scena, però Lombardo è riuscito a rimettersi in sesto almeno. E poi abbiamo fatto Viva le donne, con anche Cici Grassia, e insomma poi ho fatto la serie Zoom Zoom, si chiamava, con i Dettoni. Era 1 e 2, quindi sì, quella l'anno. Io abbiamo fatto tutte e due, numero 1 e numero 2. E io facevo la spalla di Peppino De Filippo, il quale non leggeva i copioni, improvvisava tutto. E io, per non ridere, mi mettevo la mano in tasca, e mi davo dei pizzicotti tremendi per avere dolore, perché mi scappava da ridere, che lui improvvisava tutto e io dovevo seguire. Siccome si faceva la ripresa diretta, senza doppiaggio, mi raccomando, non rida, è una parola non ridere davanti a Peppino. Tornavi a casa con i lividi, insomma, per non ridere. Avevi dei lividi... Enormi. Però tu hai fatto l'attore, infatti ne parlavamo prima, tra le tante personalità fondamentali della storia, della società dello spettacolo italiano, il trio, no? Quindi è stato... Beh, il trio era eccezionale, Anna Marchesini, Lopez e Soleghi erano irresistibili, ci divertivamo tanto, ma poi un giorno alla Chanson, che era un locale vicino al Teatro Brancaccio a Roma, ho incontrato la Smorfia, e chi c'era? C'era Massimo Troisi. Che scoperta, ragazzi, quanto mi sono divertito con Massimo. Quando io ho scoperto questi tre della Smorfia, ho detto: venite a Roma e facciamo un provino. Dice: dove ci vediamo? Ci vediamo a Piazza Mazzini, davanti alla banca. Loro sono arrivati un po' prima, sono arrivati con la macchina parcata a Napoli, ovviamente. Era Giulietta Sprint col motore diesel, unico esemplare. E io sono arrivato un po' tardi. Il guardiano del vigile della banca ha visto questi tre napoletani con la barba, con quella macchina lì, si è insospettito. E ha detto: ma voi che fate qui? E noi aspettiamo Pippo Paolo. Sì, ma è buongiorno. Dopo un po' sono arrivato io. Dice: ma lei aspetta questi? Sì, sono con me, sono degli attori napoletani. E mentre andavamo via, il vigile a voce alta mi ha detto: dottor Paolo, non si fidi, eh? E così è stato l'incontro. Senti, tu con il trio hai fatto una delle tue prestazioni d'attore, secondo me, meno più divertenti, forse qualcuno meno giovane come me si ricorderà I Promessi Sposi fatti dal trio, e tu lì avevi un ruolo... Facevo Lucio, padre di Lucia, e vestito con parrucca, con cose, ci siamo divertiti tanto. È stato un capolavoro per me, girato con la regia dei tre, di Anna Marchesini, alla quale voglio rivolgere un applauso, siamo molto veramente, ci manca tanto, la sua ironia, la sua intelligenza, l'enorme creatività. E parliamo sempre con Tullio e Massimo, che sono in giro in Italia, stanno portando un loro spettacolo e hanno un grande successo, ed è un omaggio che fanno la loro collega, la grande Anna Marchesini.